C'è un'umanità che non deve andare più alla deriva e sta alle nuove generazioni cogliere gli aspetti di ciò che prima non conoscevamo o parole a cui non davamo ad esempio un altro significato. Pensiamo al viaggio pubblico, il viaggio fatto per poter pagare, per richiesto culturalmente. 6 mesi negli istituti crotonesi per raccontare quell'umanità naufragata sulle spiagge di Steccato di Cutro e poi ritrovata negli scatti di Alfredo D'Amato e Matteo Delbò, dapprima presso il Museo di Pitagora, e poi l'idea dell'associazione di Ocistò di Fabrizio Oliverio di portare la mostra nelle scuole in un viaggio di umanità con il giornalista Vincenzo Montalcini che, nel suo libro, ha restituito la fotografia di quei giorni di Steccato di Cutro, dove noi, dice, siamo stati soltanto fortunati a non essere lì. L'evento conclusivo si è svolto presso l'Istituto Pertini Santoni di Crotone, alla presenza della medesima associazione, di Montalcini, dell'attore Francesco Pupa, che quella umanità l'ha trasformata in gesti, alla presenza del sindaco di Crotone Vincenzo Voce e della dirigente Anna Maria Maltese. Tantissima. Abbiamo incontrato migliaia di studenti e sono stati una piacevolissima sorpresa, o meglio per me una conferma. Perché la scommessa era quella di farli avvicinare a un tema che in realtà già conoscevano e di farlo con i loro mezzi, facendo vedere negli occhi le persone che partono per questi nuovi approdi, non sbarchi, quindi chi si mette su quelle barche e perché si mette su quelle barche, e far capire loro insomma che solo per una questione di fortuna non c'erano loro e non ci siamo noi, su quei barconi che spesso finiscono in fondo al mare insieme a quei tanti sogni, quelle tante storie, quelle famiglie che hanno una sola speranza e provano ad aggrapparla, ad acciuffarla in tutti i modi. È la fine di un percorso bello, molto appassionante e che ha visto innanzitutto protagonisti i ragazzi, perché questi incontri si sono trasformati in dei momenti di riflessione soprattutto per loro, perché fortunatamente abbiamo trovato degli insegnanti che hanno lavorato davvero in maniera efficace con gli stessi ragazzi che sono venuti, hanno posto domande, hanno fatto delle riflessioni, hanno presentato dei lavori splendidi, e quindi una conferma a ciò che insomma ho sempre pensato, e che i ragazzi, se stimolati nel modo giusto, nel modo migliore, danno delle risposte incredibili. A tal proposito, qual è stata la domanda posta dagli studenti più stimolante per loro? Paradossalmente la domanda del libro: quale umanità? C'è stato chi mi ha chiesto, ma sei riuscito a risponderti a questa domanda? Ancora no, perché comunque ancora oggi viviamo e vediamo che esistono più tipi di umanità, purtroppo, e c'è chi quella parte di umanità che è naufragata a Cutro fa finta di non vederla, e poi ci sono i ragazzi che si sono immedesimati nei loro coetanei, hanno capito che sono molto più vicini e molto più simili a loro di quanto potessero pensare prima, e questa è l'umanità alla quale mi sento vicino, è l'umanità alla quale, insomma, dalla quale bisogna ripartire, perché se noi adulti abbiamo fallito, se noi adulti, se la nostra generazione ha sicuramente fallito, perché ancora oggi dobbiamo parlare di olocausto in mare, nel Mediterraneo, l'unica speranza è quella data dai ragazzi. Possiamo mettere dentro di loro un seme, possiamo farli riflettere affinché facciano meglio di noi, io sono sicuro che faranno meglio di noi. Se il 26 febbraio il mare ha restituito dei corpi, queste scuole cittadine della provincia cosa hanno restituito secondo lei? Oggi tiriamo forse le somme di quello che è un percorso iniziato 6 mesi fa e che ci portava all'interno delle scuole. E quello che abbiamo potuto vedere è la grande umanità dei ragazzi, che noi molto spesso crediamo che siano distratti, disattenti a molte delle tematiche che ci riguardano da vicino, come anche quella di Steccato di Cutro, e invece notiamo e scopriamo volta per volta, istituto per istituto, che questi ragazzi hanno saputo approfondire con una profondità d'animo certi argomenti che per noi a loro risultavano difficili. Quindi abbiamo capito l'umanità che c'è dietro questi ragazzi e li siamo andati quasi a scovare all'interno delle scuole, singole persone insomma. Un appuntamento particolare per l'associazione Ed Io Ci Sto, non solo cinema ma anche riflessione. Sì, diciamo che la riflessione sul sociale è uno degli argomenti che per noi è importantissima, e poi il cinema sostanzialmente riflette quello che sono lo specchio della società, e noi cerchiamo attraverso il cinema e attraverso quelle che sono le nostre iniziative di proporre degli argomenti che toccano da vicino la società, come può essere l'identità di genere, che è un argomento che abbiamo trattato noi l'anno scorso, come può essere la
questione migranti, che è un argomento che abbiamo trattato da tanto tempo, ma come anche la questione medio orientale, che è attualissima, e noi già 2-3 anni fa con molti argomenti riguardanti documentari l'abbiamo trattata. Le parole, dicevamo, e le emozioni con il teatro di Francesco Pupa si sono trasformate in gesti, in parole. Io penso che oggi ci sia un problema generale sull'umanità. C'è un'abitudine all'orrore, c'è un'abitudine a non essere più umani, a guardare il proprio orticello. Quindi non è oggi con i ragazzi, ma è in generale che il discorso dell'umanità non si riesce a portare in casa delle persone. Oggi ci sono notizie dove muoiono centinaia di persone e noi continuiamo a mangiare. E noi stiamo cercando di sensibilizzare, grazie alla mostra e al libro di Vincenzo, raccontando l'umanità, quindi l'umanità raccontata come dice il titolo, cercando di far capire alle persone che oggi noi siamo nati nella parte fortunata, non giusta, fortunata del Mediterraneo. Protagonisti anche gli studenti Vincenzo Luzzaro, Francesca Balzano, Rosalba Frisenda, liberi, accompagnati dalla professoressa Floriana Mungheri.